Per la prima volta a Treviso l'arte contemporanea fa il suo ingresso nella lotta contro la violenza sulle donne e lo fa attraverso un'importante mostra d'arte dal titolo evocativo In nome dell'uomo a Villa Guidini Zarobranco. Un manifesto di denuncia che, grazie a un importante lavoro di ricerca, si propone come momento di riflessione sociale e culturale che suggerisca soluzione e speranza. In nome dell'uomo è un progetto d'arte contemporanea fortemente voluto e realizzato grazie al sostegno della Commissione intercomunale pari opportunità presieduta da Simona Guardati e i comuni di Casale sul Sile, Casier, Preganziole e Zero Si avvale dei patrocini della Commissione per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna della Regione del Veneto. Commissione Pari Opportunità Provincia di Treviso, Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Treviso, della Collaborazione di Cambiamento Maschile, Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti di Montebelluna, l'Associazione Italiana Donne Medico Sezione di Treviso e dell'Associazione Culturale Città dell'Arte, del contributo di BHR Treviso Hotel in qualità di main sponsor. La mostra e a cura di Barbara Codogno. Si potrebbe quasi dire che alla violenza siamo stati abituati, ricevendo una sorta di distorta educazione fatta di immagini di dolore, di guerra, di sopraffazione. Quotidianamente la cronaca ci propone visioni terribili davanti alle quali, addomesticati all'orrore, non sappiamo più reagire, indignarci, prendere posizione. Quasi consegnassimo al mondo dell'immagine e non alla realtà quegli atti violenti che giorno dopo giorno allontanano l'uomo da se stesso, precipitandolo in uno stadio preumano, talvolta bestiale. Laddove la violenza non è esplicitata nei fatti di cronaca, fa comunque un'irruzione strisciante nelle nostre consuetudini, marcando a vivo anche i nostri oggetti di consumo, contagiando il nostro quotidiano con il suo veleno. Quante volte abbiamo visto donne svestite, sottomesse al rango di icone sessuali, essere associate ad auto, a qualsiasi altro bene di consumo, quasi che comprando una vettura potessimo comprare, possedere e dominare la donna stessa? In questa ricognizione condotta nel mondo dell'arte per dare a voce a tutti i fragili che patiscono molteplici prevaricazioni, la donna è e resta il centro dal quale si dipanano tutte le altre riflessioni sulla violenza. Che la donna subisca violenza è purtroppo assodato, che sia l'uomo infliggerla è purtroppo un triste dato di fatto. Ma di che uomo stiamo parlando? La distanza tra l'uomo e l'atto di violenza che compie è un percorso in discesa, in abissa verso l'abbruttimento del sé, chiude le porte alla ragione e al cuore. Di fronte alle tante forme di violenza dobbiamo interrogarci seriamente. Davanti alla violenza tutti dobbiamo chiederci, davvero io approvo che questo scempio sia fatto in mio nome? Sono consapevole di firmare col mio nome quest'atto violento? Veramente lo accetto nel nome dell'uomo? L'idea di chiamare in causa l'uomo coinvolge e converge sul tema della violenza l'intera umanità a prescindere dalla sua caratterizzazione sessuale. Porta inoltre l'uomo, il maschile, a collocarsi non più come abusante, piuttosto chiama in causa quell'uomo che, dissociandosi dal comportamento violento, rinnegandolo, sceglie invece di stare al fianco delle donne e dei bambini, dei deboli, dei fragili, degli animali, dei diversi, dell'ambiente. In nome dell'uomo pensa un uomo che incoraggi la bellezza, il talento, la giustizia e che combatta insieme alle donne per un mondo senza violenza. Se cambiasse l'atteggiamento violento che in molti assumono, quella violenza subdola e diffusa, una consuetudine che ormai ci ha anestetizzato, allora saremmo di fronte a un cambiamento culturale epocale che includerebbe necessariamente anche la fine della violenza sul corpo della donna. Perché in nome dell'uomo tutti noi siamo chiamati sulla terra per fare il meglio che può fare l'uomo. Questa riflessione è stata condotta e declinata a livello curatoriale grazie a 16 artisti. A partire da Emanuela Callegarin, sua all'immagine icona scelta per la mostra. Da sempre Callegarin lavora con rimandi colti alle immagini della classicità, dalle quali fa irruzione un elemento organico. Una mano della statua si fa carne, una vena comincia a pulsare, come a dirci che la storia è attuale, sempre presente. E proprio la sua opera, The Third's Strand, ci propone la rivisitazione della statua greca bronzea del pugile in riposo, un uomo affranto, sconvolto dal combattimento violento. La schiena curva che non sopporta più alcun peso insensato, gli occhi neri rivolti verso Dio, a chiedere che finisca la guerra, il massacro, la violenza. Adolfina De Stefani e Antonello Mantovani ci propongono invece una riflessione che parte dal bianco candido, dall'apparente ovattata quiete domestica, per allargarsi con rimandi letterari colti a Lewis Carroll. Autore di Alice nel paese delle meraviglie. Anche la fotografia di Giovanni Oscar Urso ci parla di bambini. Senza una guida genitoriale che li accompagna a una lettura approfondita del presente, sovraesposti alle immagini di violenza, come introiettano la realtà. Emblematico il suo bambino che sulla spiaggia non costruisce dei castelli di sabbia, ma le torri gemelle e con un aeroplanino gioca a sorvolarle una riflessione sulla percezione della violenza da parte dei bambini, molto spesso vittime di messaggi che non sanno decodificare, ma che imitano e apprendono, ma anche sulla purezza dei bambini, nostro futuro. Il bambino infatti non usa l'aeroplano per distruggere le torri, in qualche modo riscrive la storia, i bambini diventano ambasciatori di nuovi mondi, senza più violenza. Segue un percorso filosofico Andrea Tagliapietra che approccia il tema della violenza riproponendola in chiave allegorica attraverso l'uso narrativo e cosmogonico della favola, dove la presenza bestiale di un animale sancisce spesso l'irreparabilità del male. Così le sculture di Tagliapietra, i cani ad altezza naturale, fatti di ferro, gesso e iuta, sono the human side, la parte nera dell'anima, quella violenta. Chetra ci riporta dentro alla quotidianità familiare per affrontare un insidioso male oscuro, l'anoressia. Costrette ad omologarsi a stereotipi che riflettono immagini di corpi esilissimi, moltissime bambine rinunciano al calore del cibo e della casa, ammalandosi. L'installazione di Chetra consiste in una tavola imbandita dove le posate sono inutilizzabili per colpa di punte d'acciaio. Così anche una specchiera è ricoperta dall'artista di punte d'acciaio. L'immagine reale del corpo viene trafitta, ferita, distorta. Anche Marco Vecchiato riflette sul corpo, un corpo che spesso rifugiamo nella sua caducità, sempre intontiti da quegli stereotipi fatti di chirurgia estetica ed eterna giovinezza. Ma il nostro corpo è fragile, esposto al dolore, alla malattia, alla vecchiaia, anche alla morte. E negarlo significa rinnegare la vita. Carla Rigato pone al centro del suo lavoro una figura dell'uomo appena percepita, sconvolta dal peso della violenza, accasciata in un ambiente magmatico, sprofondata in un rosso che arde: infernale. L'opera titola Pietà del mio lungo penare ed è un omaggio al poeta Charles Baudelaire. L'autrice propone anche un paradisiaco tableau sintonizzato sulle note d'azzurro blu e intitolato Passi d'impeto, laddove appare una figura femminile che senza esitare va verso la luce e la libertà. L'arte contro la violenza non poteva che approdare alla social art, con due artisti molto diversi tra loro, ma che trattano lo stesso argomento. Da una parte, Barbe Schmidtman racconta il doloroso viaggio dei profughi attraverso il mare. La sua installazione viaggia tra passato e presente, proponendo le vecchie valigie di cartone con le quali si partiva verso nuove terre per risollevarsi da un futuro di miseria e creando invece un'interazione con il pubblico che potrà firmare col proprio nome un telegramma di condoglianze, rivolto a tutte le povere creature morte attraversando il mare. Anche Alberto Saca racconta di un viaggio il suo quando su una barchetta riuscì a fuggire dalla guerra in Albania, trascorrendo quattro giorni in mare. Sacca è autore rilucente nel panorama dell'arte contemporanea, mano forte che vibra raccontando quel viaggio in forma di dipinto, dove la barca diventa cuore pulsante in campiture assolute di mare. Più intimo e femminile lo sguardo di Gabriella Santuari che certa erede del tratto forte e gentile di Josetta Fioroni inserisce il volto della donna nella complessità di una narrazione segreta e misteriosa. Il suo lavoro poetico oscilla tra il verde opalescente e l'ombra dei tratti appena accennati, come a dire dell'impossibilità di cogliere per intero il mistero del femminile, ma anche della possibilità dell'anima di esistere e resistere al tempo nel ricordo. Sullo stesso tono delicato e femminile si muove anche Elisabetta Sgobbi, complessa artista concettuale sempre attenta al messaggio che veicola attraverso una cura minuziosa dei materiali utilizzati, che non hanno univocità di lettura. Si veda la semplicità disarmante di on no, cortocircuito rivelatore di senso, dove l'uso dei chiodi apre il gioco, ma fortunatamente lo chiude nel momento in cui diventa violento. Pura potenza generatrice, portatrice di vita e speranza, l'opera di Grazia Zattarin, che titola Calice di vita, dove dal ventre della madre sboccia la vita dell'intero universo, che va sempre rispettata, amata e protetta. Così come riluce la scultura di Felice Tagliaferri, celebre artista del panorama contemporaneo, a cui il regista Silvio Soldini ha dedicato un documentario. Tagliaferri è cieco. E da tempo si occupa di spiegare l'arte attraverso la tattilità. Per questa mostra ha realizzato la forza dell'amore, due mani incatenate, che congiunte insieme formano un cuore, un cuore in grado di vincere la violenza e spezzare le catene. Chiude questa esposizione. Una selezione di opere dell'artista visionario Stefano Reolon, che in punta di pennello ci propone raffinatissimi quadri in cui rivive la grandiosità rubensiana, avvolta però dalla crudezza del contemporaneo. Tra una serie di splendidi dipinti che ritraggono uomini collassati in loro stessi, compresi nell'attimo in cui agganciano finalmente l'anima e la coscienza, spicca l'opera In nome dell'uomo. Un gioco di rimandi colti vede riproposta la pietà di Michelangelo, ma rovesciata. Un uomo tiene tra le sue braccia una donna serena, abbandonata, quasi sensuale. Una donna che ha fiducia in quell'abbraccio perché sa che a stringerla è un uomo capace di amarla, sostenerla, di apprezzarla, senza morbosità. In quell'abbraccio pieno di tenerezza e rispetto si gioca il futuro uomini e donne uniti insieme nell'amore, uomini e donne che dicono no alla violenza, proprio come facciamo noi qui, adesso.